scorso marzo, dopo i danni della piena del fiume Argentino, si parte con la ricostruzione, entro pochi giorni l'avvio dei lavori. Tassa di soggiorno a Belvedere, il consigliere comunale Oreste Sarpa chiede una proroga all'entrata in vigore dell'imposta, l'amministrazione non è ancora pronta. Verbicaro, in via dell'orologio, l'esecutivo Spingola progetta la Casa del Sorriso, il vice sindaco Mirella Ruggero, massima attenzione per gli anziani. Calcio in San Lucido, pronto a festeggiare il salto in eccellenza. Domenica arriva il CAT e Carnevale pregusta la vittoria. Avete visto i principali temi dell'edizione del 19.45 di questa sera, 27 aprile, di Rete 3 News. In apertura, come dicevamo, andiamo ad Orso Marso. Dopo i danni della piena del fiume Argentino, si parte con la ricostruzione. Questa mattina tavolo tecnico a seguito dei danni provocati dalla piena del fiume con amministrazione comunale, consorzio di bonifica Valle Lao, riserva naturalistica Valle Fiume Argentino e la rappresentanza dell'ente Parco del Pollino. I primi lavori di ripristino dovrebbero partire a breve. Ci spiega tutto Piera Ferraguto. Entro pochi giorni inizieranno i lavori di ripristino della valle del fiume Argentino nel comune di Orso Marso. La buona notizia arriva a conclusione del tavolo tecnico di questa mattina convocato dal sindaco del centro montano Paola Maria Candia. Come preannunciato, all'incontro hanno partecipato il consorzio di bonifica Valle Lao, la riserva naturale orientata e il parco nazionale del Pollino. Gli enti sovracomunali si sono detti disponibili ad ogni tipo di intervento, impegnando quanti più mezzi e uomini possibili. Le piogge della scorsa settimana, tra il 13 e il 14 aprile, e la conseguente piena del fiume Argentino hanno provocato una serie di danni che ad oggi non sono stati ancora quantificati. Dai sopralluoghi finora effettuati è emersa una situazione a dir poco drammatica. Il fiume ha letteralmente inghiottito la strada che attraversa la valle, ha distrutto le aree attrezzate, causando danni e disagi anche per i cittadini. Siamo in uno stato di totale emergenza, ha spiegato il sindaco Candia. L'estate è alle porte e nel breve tempo possibile dobbiamo ripristinare i luoghi distrutti dalla piena. La collaborazione degli altri enti, che hanno riconosciuto lo stato di gravità della situazione, consentirà di attuare subito i primi interventi di ripristino. Cosa necessaria ora, ha precisato il primo cittadino, è ricostruire la strada. Alcune zone sono ancora isolate, in questo caso non si tratta di un ripristino ma di una vera e propria costruzione. Ci sono tratti in cui non si vede più nemmeno il sentiero. Intanto, sempre questa mattina, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Orso Marso ha svolto un nuovo sopralluogo per stimare, seppur approssimativamente, i danni e quindi calcolare le risorse economiche che servono per riportare la Valle dell'Argentino al suo naturale splendore. Andiamo adesso a Tortora, resta alta l'attenzione sul depuratore di località Falconara, a far discutere questa volta un accumulo di acqua all'interno dell'area dell'impianto. Investito della questione da alcuni abitanti della zona, il gruppo consiliare di minoranza, nuovamente Tortora, ha chiesto un sopralluogo al responsabile dell'ufficio lavori pubblici del comune, Domenico Fontana. La verifica alla quale abbiamo partecipato, è scritto in una nota, ha chiarito che si tratta di acqua sorgiva e piovana che si è depositata nello scavo effettuato tempo fa per la realizzazione di una nuova vasca di depurazione. Ciononostante, proseguono dal gruppo consiliare, nuovamente Tortora esprime le sue rimostranze all'amministrazione e agli uffici preposti per le modalità con cui si è provveduto allo svuotamento, ovvero attraverso un dotto temporaneo dalla pozza a un collettore fognario posto sotto via Falconara e da qui, ad avviso dei consiglieri comunali del gruppo di minoranza, direttamente in mare. Riteniamo, concludono da nuovamente Tortora, che sarebbe stato opportuno usare alcune precauzioni dal momento che l'accumulo di acqua si trovava nelle adiacenze degli impianti di depurazione. E ora a San Nicola Arcella, dove le opposizioni chiedono lumi alla maggioranza, guidata dal sindaco Barbara Mele, sulla gestione dei tributi affidata ad una società esterna. Martino Ciano. Perché a San Nicola Arcella la gestione dei tributi è stata affidata ad una società esterna? Lo chiedono i consiglieri di minoranza Filiberto Forestieri e Domenico Osso in un'interrogazione al vice sindaco dell'esecutivo Mele, Eugenio Madeo. Le opposizioni non giudicano positivamente il primo provvedimento di Madeo come responsabile dell'area tributi, con cui avrebbe affidato la gestione dei tributi ad una società esterna.
Un servizio che carica di ulteriori costi il comune, scrivono i consiglieri, visto che saranno assunti due nuovi addetti. Inoltre, continua l'interrogazione di Forestieri e Osso, non risulterebbe in bilancio nessun stanziamento per la copertura della spesa. Sempre secondo le minoranze, il provvedimento di Madeo cozza con quanto dichiarato nell'articolo 6 del programma elettorale dell'allora lista San Nicola per Tutti, dalla quale è uscita l'attuale maggioranza guidata dal sindaco Barbara Mele. Si ricorre troppo spesso a convenzioni con società esterne, scriveva nel proprio programma la compagine guidata dalla Mele. A San Nicola Arcella sono presenti professionalità e competenze tali da poter assicurare l'erogazione di gran parte dei servizi municipali. Deve essere prioritariamente, concludeva, utilizzato tutto il personale del comune. Pronta la risposta di Madeo. La copertura della spesa in bilancio c'è, tutto è conforme, ha detto. Stiamo mettendo mano all'intera area tributi e riorganizzando gli uffici. Soprattutto, conclude, grazie a quel provvedimento a San Nicola si stanno facendo cose che da anni erano state dimenticate. Ma la vicenda non si chiude qui. Come da prassi, Madeo darà tutte le delucidazioni nel prossimo consiglio comunale. Nel prossimo weekend il comune di Scalea metterà in funzione il punto informativo turistico, lo sportello dedicato a turisti e villeggianti all'angolo fra Piazza Aldo Moro e via Michele Bianchi è organizzato in collaborazione con la locale Proloco. L'iniziativa è stata già avviata anche per la festività del 25 aprile. Mentre il prossimo 3 maggio, invece, alle 11, avrà inizio la cerimonia di intitolazione del Largo Madre Clarac. Si tratta dell'area all'incrocio fra via Lauro e viale Europa, sempre a Scalea, a fianco della struttura dell'istituto religioso di Scalea. L'intitolazione è stata decisa dall'amministrazione comunale su proposta del vice sindaco Maurizio Ciancio e dell'assessore alla pubblica istruzione Giuseppe Forestieri. Per evidenziare, si legge in una nota, in primo luogo la figura dell'educatrice Madre Luigia Angelica Clarac, ma anche e soprattutto per confermare il certosino e continuo lavoro delle suore appartenenti all'ordine che negli anni hanno contribuito all'attività di istruzione dei cittadini di Scalea. L'iniziativa giunge in concomitanza con l'anniversario dei 140 anni dalla fondazione dell'istituto. E adesso a Belvedere il consigliere comunale Oreste Sarpa ha chiesto una proroga all'entrata in vigore della tassa di soggiorno introdotta lo scorso 30 dicembre. Vediamo perché nel prossimo servizio. Fa discutere a Belvedere la tassa di soggiorno. Proprio oggi, infatti, il consigliere comunale Oreste Sarpa, ex presidente del Consiglio, ha presentato una mozione per chiedere all'amministrazione granata una proroga dell'entrata in vigore del nuovo tributo a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2012. La tassa di soggiorno, in base a quanto stabilito dall'ultimo Consiglio Comunale, è entrata in vigore già lo scorso 30 dicembre 2011, con l'approvazione dell'immediata esecutività della delibera. Nella stessa seduta veniva approvato anche il regolamento per l'applicazione della tassa, ma ad oggi, secondo Oreste Sarpa, le problematiche legate alla gestione e alla riscossione dell'imposta non sono state ancora superate. L'ente, si legge nella mozione, dovrebbe dotarsi di uno specifico software per svolgere queste funzioni. Inoltre, dal sito internet del comune non è possibile stampare la modulistica destinata ai gestori delle strutture estive. Con l'introduzione di questa imposta, prosegue Sarpa, l'amministrazione deve necessariamente far conseguire risultati importanti in termini di servizi in favore al turismo. Un fallimento di tale prospettiva comporterebbe una pessima pubblicità e il Comune in questo periodo di crisi economica non può permettersi il lusso di investire in questo settore con risorse proprie. Infine, conclude l'ex presidente del Consiglio, gli albergatori hanno già stipulato accordi con i tour operator senza calcolare la tassa di soggiorno. Il rischio è che possano subire disdette o reclami. Di tutto questo si dovrà necessariamente discutere nel prossimo Consiglio Comunale a Belvedere, che però tarda ad essere convocato. Restiamo a Belvedere perché il Comune presenterà ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria contro la Regione per la mancata assegnazione dei rimborsi per i lavori di contrasto all'emergenza frane del 2009. Una decisione a tutela degli interessi di questo Comune, è scritto nella delibera con la quale è stato affidato l'incarico all'avvocato Oreste Morcavallo, visto che riteniamo illegittima la decisione del commissario delegato per la Regione Calabria. La Giunta Spingola progetta la Casa del Sorriso, centro diurno per gli anziani di Verbicaro. Per il finanziamento si spera nei fondi POR 2007-2013. Il servizio. Finanziamenti regionali per regalare la felicità agli anziani di Verbicaro.
La Casa del Sorriso è il progetto realizzato dall'amministrazione comunale e approvato con delibera nei giorni scorsi dall'esecutivo di Felice Spingola. Il costo complessivo del centro diurno si apprende dal Palazzo Municipale si aggira intorno ai 50.000 euro. A garantire la sostenibilità del progetto, il piano triennale di gestione che si intende attuare per le strutture da finanziare nel triennio 2012-2014. Il centro, ha informato il vice sindaco Mirella Ruggero, troverebbe spazio nei locali di via dell'Orologio, già di proprietà comunale. Gli uffici municipali hanno inoltrato la documentazione alla Regione, ha spiegato Ruggero. Sono infatti i fondi POR 2007-2013 a finanziare gli interventi dedicati alla qualità della vita e all'inclusione sociale degli anziani. La speranza, ha dichiarato poi l'esponente dell'esecutivo Spingola, è che la Regione finanzi la nostra opera, così da poter raggiungere il nostro obiettivo e offrire agli anziani momenti di svago, di relazione e assistenza. L'intervento promosso dalla Regione Calabria, poi affermato il vice sindaco di Verbicaro, si propone di rispondere anche in parte ai bisogni espressi più o meno palesemente dagli anziani e dalla propria comunità. Il sindaco di Verbicaro, Felice Spingola, ha poi annunciato che per rendere autonoma la struttura e per far recuperare agli anziani la propria autostima, le attività programmatiche della struttura saranno affidate ad un comitato di gestione composto dagli stessi anziani. Restiamo a Verbicaro perché il primo cittadino, Felice Spingola, sarà ospite lunedì prossimo del comune di Borgo Val di Taro, paese dell'entroterra parmense. Spingola è stato invitato per commemorare Vincenzo Enrico, unico partigiano di Verbicaro a difendere la libertà dell'Italia nei giorni della Resistenza. Enrico morì a 22 anni impedendo l'avvicinamento delle forze nazifasciste nei luoghi a confine tra la Liguria e l'Emilia-Romagna. Adesso una notizia dall'Università della Calabria: la sostenibilità ambientale diventa parola d'ordine all'Unical. Il rettore Giovanni Latorre, infatti, il prossimo 2 maggio alle ore 16 nella sala del Consiglio al terzo piano del Rettorato firmerà un accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che sancisce l'adesione dell'Ateneo di Arcavacata al progetto Carbon Footprint. In base al progetto saranno individuate, promosse e valorizzate iniziative comuni nell'ambito del protocollo di Kyoto finalizzate al calcolo delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività dell'Ateneo e alla successiva identificazione delle misure di riduzione delle stesse. Quella di Arcavacata è la terza università italiana, dopo la Ca' Foscari di Venezia e Tor Vergata di Roma, a siglare questo tipo di accordo che punta ad una decisa riqualificazione ambientale del territorio. Andiamo ora a Teggiano, in provincia di Salerno, dove, come a Sala Consilina, il passaggio dalla gestione comunale alla Consac S.p.A. per quanto riguarda l'acqua ha scatenato accese polemiche tra maggioranza e opposizione. Continua a Teggiano il botta e risposta, colpi di pubblici manifesti tra maggioranza e opposizione sulla questione acqua e sul passaggio della gestione del servizio idrico integrato dal comune a Consac S.p.A. Dopo le polemiche ancora in corso a Sala Consilina e gli attacchi anche molto forti piovuti addosso al sindaco Gaetano Ferrari per la bocciatura del referendum sull'acqua, come era prevedibile anche nella città museo del Vallo di Diano, il passaggio dalla gestione comunale a quella affidata a Consac S.p.A. non è privo di scontri tra maggioranza e opposizione. Nei giorni scorsi, attraverso pubblici manifesti, la minoranza aveva attaccato la giunta guidata dal sindaco Michele Di Candia sulla scelta di affidare la gestione del servizio idrico integrato a Consac e sulla questione dell'anticipo fornitura, richiesto nelle prime 3 bollette dall'azienda di Vallo della Lucania ai cittadini per un totale di 52 euro. Una procedura ritenuta illegittima dalle opposizioni che non avevano risparmiato critiche estranee al sindaco Di Candia. Non si è fatta attendere la replica da parte della maggioranza, secondo cui le accuse ricevute in tema acqua sono solo false polemiche e bugie. In particolare il sindaco Di Candia ricorda che l'amministrazione non ha deciso di cedere la gestione dell'acqua volontariamente, ma che esiste una legge dello Stato che lo impone e che la scelta del Consac è stata obbligata perché indicata dal lato Sele, autorità competente. Dalle relative tabelle fornite dai membri della maggioranza consiliare emerge che per i consumi delle utenze domestiche fino a circa 300 metri cubi ci sarebbe addirittura una maggiore convenienza rispetto alla gestione idrica comunale precedente. Quanto poi alla questione anticipo fornitura, fatturato da Consac in bolletta, il parere richiesto dal sindaco Di Candia al lato avrebbe confermato la sua legittimità, inteso come deposito cauzionale.
una necessità per impedire ai soliti furbi di non pagare il servizio idrico, anche se Lato, su sollecitazione dello stesso Di Candia, si sarebbe impegnato a convocare un tavolo istituzionale per concertare con Consac S.p.A. condizioni più favorevoli per l'utenza. Come di consueto, venerdì sera la pagina sportiva, domenica si giocano le ultime partite per quanto riguarda i campionati di eccellenza e promozione. Allora andiamo a vedere quello che sarà il quadro degli appuntamenti nel massimo campionato regionale. Bovalinese, Guardavalle, Brancaleone, Rossanese, Isola Capo Rizzuto, Palmese, Nuova Gioiese, Castrovillari, Roccella, Scalea, Rendere al San Marco, Sersale, Montalto e Soverato contro Siderno. La classifica adesso, con il verdetto che è già ufficiale da mercoledì, il Montalto è in Serie D, restano aperte le gare per quanto riguarda, sono aperte le posizioni per gli spareggi, con il Sersale che è già certo di giocarsi solo la finale playoff, mentre dall'altra parte della classifica ci sono ancora i problemi per lo Scalea, che molto probabilmente giocherà il suo spareggio in trasferta, da definire se contro la Palmese o contro il Castrovillari. E invece in promozione, dopo una vincente testa a testa con la Paolana, domenica il San Lucido potrà festeggiare, in caso di vittoria contro il Cat Tortora, il salto di categoria nel massimo campionato, un traguardo che mister Carnevale aveva già sfiorato lo scorso anno, perdendo gli spareggi regionali proprio contro il Siderno, che appunto salì di categoria. Vediamo la preparazione di questa importante partita nel prossimo servizio. Tutto pronto per la festa del San Lucido, la squadra del Basso Tirreno domenica prossima contro il Cat Tortora ha il match point per la promozione nel massimo campionato regionale. La società è pronta a festeggiare in pompa magna il salto di categoria già sfiorato lo scorso anno, quando mister Carnevale dovette svegliarsi dal sogno proprio sul più bello, perdendo i playoff regionali contro il Siderno. Ingresso gratuito per tutti, per un traguardo che arriva dopo 43 anni e stadio che si prevede fortemente colorato a tinte rosso-blu. La forza di crederci ancora, partendo sfavoriti rispetto alla più blasonata Paolana, alla fine ha premiato il tecnico di guardia e i suoi ragazzi, che non si sono demoralizzati neanche dopo le partenze illustri di Aldo e Fabio Longo e di Ciccio Cairo. Anzi, proprio in quel momento è venuta fuori la forza del gruppo. I rosso-blu hanno mantenuto i nervi saldi e si sono affidati alla freschezza atletica dei tanti giovani e alla voglia di vincere del suo tecnico, che domenica dovrebbe raccogliere finalmente i meritati frutti di 2 anni di duro lavoro. Il matrimonio tra Carnevale e la società rosso-blu, a rigor di logica, dovrebbe continuare anche il prossimo anno, seppure esperienze di allenatori vincenti come Curcio con il San Marco in promozione e Andreoli con l'Acri in eccellenza la scorsa stagione, che dopo le vittorie non sono stati confermati, lasciano aperta qualsiasi ipotesi. Quello che pare ormai certo, a 90 minuti dalla fine del torneo di promozione, è che il San Lucido il prossimo anno giocherà in eccellenza. Tutto pronto dunque per la grande festa. Dunque, oltre a San Lucido Cat Tortora, vediamo quali saranno le partite dell'ultimo turno in promozione, ovviamente girone A. Origliano Avantea, Cremissa Presila, Cutro Promosport, Paolana Luzzese, Praia Fuscaldo, Rocca Cetraro e Roggiano Torretta. Queste le partite per quanto riguarda l'ultimo turno. La classifica la andiamo a riepilogare. Come dicevamo, solo un punto di vantaggio del San Lucido sulla Paolana, ma sarebbe sufficiente mantenerlo con la vittoria per guadagnarsi il salto in eccellenza. Griglia playoff anche qui già definita, potrebbe soltanto il Cremissa superare qualcuna delle dirette concorrenti per giocarsi in casa la prima partita, mentre in basso è già certo da mercoledì lo spareggio fra Cat e Presila, che si giocherà in casa della squadra di Celico. E in vista delle elezioni del prossimo 6 e 7 maggio, il Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha disposto alcune variazioni al programma delle date, proprio per quanto riguarda gli spareggi. Il primo turno di playoff e playout, sia in eccellenza che in promozione, si giocherà il 13 maggio in gara unica sul campo della migliore classificata. Le finali playoff invece si disputeranno il 20 di maggio. Ora la pallavolo, penultima giornata di campionato per la B2 nazionale del girone I. Ultima partita
però per la Nicodemo Arredamenti Lauria, che la settimana prossima non scenderà in campo per osservare il turno di riposo. Seconda in classifica con 53 punti, la squadra di mister Bosco riceverà in casa domenica prossima alle 18 la Pallavolo Messina, che domina il podio con 55 punti ed ha già un piede in B1. La Nicodemo Arredamenti però spera ancora nel salto di categoria, anche se dovesse rimanere seconda o addirittura terza, potrebbe partecipare infatti ai playoff che inizieranno il 12 maggio prossimo. Zona playoff invece per la Nature Energie Lago Negro con 23 punti, che affronterà in trasferta la Eclissi Occhiali Trapani a 32, ovviamente zona playout e non playoff. Meteo per quanto riguarda il fine settimana: al sud e in Sicilia condizioni pressoché stabili con temperature minime e massime stazionarie, venti moderati, mare localmente mosso, lo Ionio da quasi calmi a poco mossi, gli altri mari. Da lunedì invece possibili annuvolamenti. Qualche appuntamento per il fine settimana prima di salutarci: a Tortora sabato iniziativa Seminare per Crescere a cura dell'Associazione Zafarana di Tortora alle 10.30 in piazza Madonna delle Grazie in località Poiarelli. Invece a Praia parte l'open car riservato esclusivamente ai possessori di auto cabrio e spider dalle ore 9 presso il tennis club di Praia a Mare, con la manifestazione che proseguirà anche domenica, mentre sempre sabato a Vibonati, prima giornata ecologica, puliamo i boschi, si parte alle ore 9 in zona Carbone Centrale. Domenica a Lauria inaugurazione della sede dell'associazione Vola Protezione Civile Beato Domenico Lentini, 9.30 la Santa Messa, alle 11.30 il convegno e poi alle 15 le simulazioni antincendio in località Cogliandrino. A San Nicola Arcella poi incontro pubblico con i cittadini per discutere del bilancio di previsione 2012, tributi e spese per investimenti e situazione economica generale dell'ente, alle 17.30 al centro sociale Lo Schiavo. Prima di salutarci vi ricordo alle 20.45 l'appuntamento con la finestra sul territorio, si parlerà questa sera di sanità. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, buon weekend e a lunedì.